la guardia, se indovino che carta ha, lo danno un punto. Al barone. Giocato l'ancella per un turno è potente. Poi te puoi dire che carta ho. Il re scambia le carte. Scopo del gioco: mandare più lettere alla principessa. Scarto il malto. Ha giocato il principe, ha scartato la sua carta. Puoi anche far scartare la carta dell'avversario. Non gli faccio scartare la carta, se è la regina perderanno. Una volta che attacchi, prendi due carte e giochi il turno. Assassino, se sei l'unico a giocarlo, guadagni un punto a fine della ronda. Ce l'ho anch'io, siamo pari, non prende punto nessuno. Giocato il cancelliere, pesca due carte, ha tre carte in mano, ne scarta due e ne tiene una. C'è il barone.
Contessa? No, guadagno una lettera da spedire alla regina. Scarta la carta, ne prendi due, e prendi, scarti questa e ne prendi due. Il principe può far scartare una carta tua in mano o quella dell'avversario. Contessa. O la contessa. Se è la contessa il principe, devi scartare la contessa. Pesco due carte, ne scarto due e rimango con una. Giocando il barone si confrontano le due carte dell'avversario che ha giocato, chi ha la carta più alta vince il round. Io ho la regina, che la regina ha la carta più alta. Allora lui ha giocato due spie e prende un segnalino. Gioco il barone e metto in gioco il re e confronto la sua carta. Ho vinto perché c'è il 6 cancelliere. Prendo un altro segnalino. Chi fa più segnalini vince. Chi manda più lettere alla principessa la fa innamorare e diventerete il re del regno.
istruzioni. La carta riassuntiva con tutte le mosse, personaggi. Faccio di nuovo barone e metto il principe in gioco. Che carta è? 4 dentro. E poi ho giocato l'assassino con l'anima non si immagina. Il barone, gli fa vedere la carta. Tocca a te. Scappi la carta e ne cambi nuovo. Non cancellire? No. No. Con la serva un turno protetto. No. Il re. Sono il tema. No.
Io il 7. Scarta la carta, apri un'altra borsa. La principessa. Principessa. Otto, nove, più questo. Ho conquistato il cuore della regina.